Bentornati sul mio canale. Allora, il panorama delle novità è sempre molto, molto, oh, forse vasto. E quindi ho pensato di farvi questo nuovo format che, se vi piace, vorrei riproporre nel tempo, ovvero praticamente tra le novità più succose del momento, cosa vale la pena prendere e cosa secondo me vale la pena lasciare giù. Ma prima di tutto ringraziamo il nostro sponsor di oggi, che io adoro, che è LabCare, perché oggi, proprio oggi, c'è il loro nuovissimo lancio. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Non è un segreto la mia adorazione per la linea 3 azioni, ve ne ho parlato mille volte, in modo particolare del contornocchi anti-age 3 azioni. Perché? Perché è un anti-age strutturato liftante che lavora anche la palpebra mobile, che è una zona difficilmente trattabile se non con prodotti specifici, ve l'ho spiegato mille volte. E questo proprio lavora, sì, ok, borse, ma è proprio un rimodellante liftante anche della zona palpebrale. E la mia amatissima, l'abbiamo fatta anche insieme in live tante volte, trattamento urto patch liquido contornocchi trazioni, che è una maschera perioculare. Ma oggi esce un nuovo prodotto che, tra l'altro, secondo me si inserisce benissimo anche in questa routine. Senti da me, vi presento borse, occhiaie, crema contornocchi. Ebbene sì, abbiamo un nuovo prodotto specifico proprio per microcircolo, deposito ferroso che genera l'occhiaia e il gonfiore della borsa. Si presenta in questo pack, tra l'altro bellissimo, e ha una texture stupenda perché è fluida ma non troppo e dà questo effetto freschezza immediata all'applicazione, che è una libidine. Ma vediamo cosa contiene questo prodotto. Dunque, abbiamo caffeina, tè verde, centella, dimmi circa, ginkgo biloba, bisitosterolo, escina, vitamina E, olio d'avocado. Ebbene sì, LabCare è un marchio che potrei definire low cost, eppure ha sempre delle formule veramente bellissime. Tra l'altro, e ovviamente è un 24 ore. E guardavo proprio l'inci perché a me piace guardare non soltanto gli attivi chiave, ma tutta la formula. Abbiamo tolto anche il burro di karité, che gli dà questa quota appunto lipidica che lo rende fluido ma non troppo, cioè è fluido ma non è poco idratante, anzi è molto molto piacevole, poi è freschissimo, mi piace da matti questa cosa. Poi ovviamente abbiamo tutti questi estratti che lavorano sull'aspetto antiossidante, sull'aspetto del microcircolo, cosa molto importante, appunto il ginkgo, la vitamina E acetata abbiamo anche. E quindi insomma, ci piace molto questo prodotto, ragazzi. Poi la cica, l'adoro. Quindi, lo possiamo usare da solo perché è un 24 ore? Sì, grazie tra l'altro anche alla presenza di vitamina E, olio d'avocado, cica, ginkgo. È comunque un contornocchi anche anti-aging, ma sicuramente il suo core business sono borse e occhiaie. E infatti, secondo me, qual è la routine perfetta per inserirlo? È proprio, o almeno come mi sto trovando bene io, utilizzare lui di giorno e lui di sera. Così di giorno mi concentro sull'avere uno sguardo fresco, riposato, disteso, più sgonfio. Tra l'altro, ho notato, io ho la fortuna, ho tanti altri difetti, ma non ho borse congenite, però sapete, sanno tutti che io soffro di insonnia e a volte purtroppo, cioè, lo tocchi così. E devo dire che ho notato proprio che funziona sul gonfiore, anche nel mio caso, se il gonfiore dà insonnia, dà poco sonno, non congenito, però ragazzi ha una bellissima azione. E lui la sera, così andiamo a lavare proprio anche, a lavorare sul cedimento strutturale, sulla linea, eccetera. E ovviamente perfetta la sua maschera, questa ne abbiamo parlato mille volte, ma ha una bellissima quota lipidica, in più contiene vite rossa, estratti di edera, amora e mirtillo, super antiossidanti, argan, macadamia, mandorle dolci, la vitamina PP. E ha un effetto tra l'altro molto liftante questa qua, molto belli anche insieme volendo. Tra l'altro LabCare come sempre ci ha fatto regalo di uno sconto che adesso vi dico, e tra l'altro ovviamente come sempre non affiliato, il codice sconto è Giulia15, che vi dà il 15% su tutto il listino, ma se spendete almeno 49 euro lo sconto passa al 30%, cioè già parliamo di prezzi veramente bassi e competitivi di partenza, ma così direi che voliamo. Quindi, borse, occhiaie, crema contornocchi, la novità LabCare, vi lascio tutto qua sotto. Ringrazio tantissimo LabCare, e qua gli mando un bacio gigante per aver sponsorizzato la prima parte del video. E andiamo a parlare a questo punto di altre novità. Cominciamo a bomba. Numero 1, palette. Sono uscite in questo periodo due palette, entrambe chiacchieratissime, e sto parlando di Miss Tartelette Full Bloom di Tarte Palette. Questa l'ho ricevuta in PR da Sephora. È una palette che celebra sicuramente il nude, ma con qualche punto anche di colore un po' più freddo, un po' più mauve, un po' più rosato. È una palette grande, è una palette, aspettate, l'altra è la ABH Norvina Collection Pro Palette Volume 5, quindi la volume 5 è quella con cui ho fatto il trucco oggi. E ho solo una parola per questa palette:
straordinaria. Io non avevo perso la testa per le pro, lo sapete. Invece qui abbiamo, ok, il livello è veramente qualcosa di incredibile. I colori sono estremamente metallici, pigmentati, quasi multicromi in alcuni casi, ma anche i matte sono puro pigmento. Ovviamente qui il color scheme punta molto al viola, ma abbiamo anche del bronzo, del rose gold, del fragola, dei colori più freddi. È comunque meglio assortita di quanto si possa pensare di primo acchito quando si vedono i colori più viola, più accesi. Avrete già capito, per me non c'è paragone. Io vi consiglio nettamente la Norvina sopra la Tarte, perché per me Tarte i suoi punti di forza non sono sicuramente gli ombretti. Questa non è una cattiva palette, anzi, ma i metallici non so, alcuni sono più carini di altri, ma tendono ad essere un po' traslucidi, avere un po' di fallout, non hanno mai quel come ha quella palette. I matte, alcuni sono molto molto simili tra loro, specialmente praticamente la prima AL, sono praticamente tutti uguali sugli occhi. E, non lo so, non mi ha colpito da dire ce l'ho, la userò, ma l'altra è da dire sì, ti compro al volo subito. Poi, altra novità, due prodotti luxury, due prodotti validi, perché qui sono comunque tutti prodotti validi. Gucci Serum de Beauté Fluid Matifiant, il nuovo primer viso matificante di Gucci Beauty. Questo è il packaging. E l'altro invece è il nuovo primer di Tom Ford, che si inserisce nella linea Traceless Soft Matte, ed è appunto il Traceless Soft Matte Primer. Ok, gli occhi più attenti avranno notato che lo sto usando un sacco, lo leggete in info box, lo vedete nei miei reel, anche quelli non... cioè, ok. Dunque, questo è un buon primer, non è male, un po' più, come dire, un po' più, non posso dire siliconico, perché comunque, anzi fatemi controllare l'indice, vediamo, non so neanche se lo sia siliconico, vediamo, no, non lo è, comunque, è interessante comunque, ha una base di estratti, rosa centifoglia, sodio PCA, acido salicilico, ve lo segnalo perché l'acido salicilico non va bene per tutti, abbiamo l'acido ialuronico, insomma devo dirvi che non è male, anzi io lo trovo quasi più setificante che mattificante, però per me quello è buono, questo è pazzesco. Quindi parliamo di due prodotti buoni, ma questo a me fa letteralmente impazzire. Allora, qui abbiamo una base invece classicamente siliconica da primer, ma anche qua abbiamo diversi estratti, vitamina E acetata, lavanda, acido ialuronico, laminaria, peptidi, team peptidi, comunque la cosa interessante è che questo primer per me unisce il meglio dei due mondi, perché all'inizio lo applicate come fresco e idratante, poi in asciugatura diventa levigante e leggermente seboassorbente senza essere un puro matte, è un po' levigante, un po' idratante, un po' mattificante, quindi è molto trasversale per molti tipi di pelle e io sono innamorata di questo primer, molto più di quanto pensassi una volta che l'ho acquistato. Quindi due buoni prodotti. Per me vince nettamente Tom Ford tra i due, comprare questi, anche perché sono, si rivolgono più o meno allo stesso segmento di mercato. Poi, al volo, due nuovi setting spray slash mist, e sto parlando di Miss Revolution Rehab Coconut Restore e di Zoeva Radiant Skin Revitalizing Face Mist. Questo tra l'altro è made in Corea. Allora, sono due buoni prodotti, questo ha un profumo di rosa molto forte, se non vi piace il profumo di rosa... Non è male lo Zoeva, ma questo sarà anche low cost, ma questo primer, ragazzi, è straordinario. È estremamente... a parte questo profumo di cocco meraviglioso. Poi contiene... dunque, sentite qua. Ancora più piccolo. Bene, perfetto. No, cioè, non ci riesco. Comunque, via, rosa. Più tipi di rosa. Niacinamide. Cocco. Vitamina E. Un po' di estratti. Ceramidi, tante, acido ialuronico. Questa è la formula che sembra un siero. È stupendo, una micro e quattro spruzzo. È bello micronizzato. Wow, questo è meno micronizzato, non è male. Ha un bel effetto radioso, ma questo è più un radioso da idratazione. Non so, due buoni prodotti, ma lui tutta la vita. Ed è poi low cost, quindi meglio.
come due news per la base molto chiacchierate, due maison che sono da sempre un po', ok, Chanel versus Dior, e sto parlando dello Chanel Ultra Letante Haute Comfort Ultra Fini Zero Defaut, il nuovo fondotinta Ultra Wear All Day Comfort, e questo qua è il Forever nuovo matte tenuta 24 ore. Anche qui claim molto simile, texture vagamente paragonabile. Non mi trovo molto bene con lo Chanel, perché nonostante abbiano lavorato la formula precedente, è oil free, no transfer, e viene definito luminous matte quando secondo me è matte e basta. In più lo vedo molto pesante, quasi cakey sul viso già dopo pochissimo che lo indosso. Non copre quanto vorrei, non ha quella cosa che mi fa venire voglia di indossarlo. Non è un fondotinta bocciato, ma non è secondo me in linea col price point pagato. Mentre questo, non mi dilungo perché l'ho comprato, ve ne ho parlato fino al disgusto, lo sto usando praticamente tutti i giorni da quando l'ho preso e uso il colore 1.5N. Questo fondotinta è straordinario, è quello che sono anche adesso. Levigante, ma non secco, una durata pazzesca, è bellissimo questo fondotinta. Ah, e dello Chanel ho preso il B20. Poi, bronzer in crema slash stick. Dunque, Miss Rare Beauty, vi ho fatto il video dove abbiamo provato insieme tutte le novità di Rare Beauty che ho preso, versus il nuovo di Jouer. Anche Jouer ha fatto il bronzer, si chiama Bloom Bronze and Glow, ed è un bronzer and highlighter duo. Questo è un duo, quello è singolo, però vi mostro comunque, si chiama Sunrise and Rose Quartz. Allora, la parte dell'illuminante è molto carina ma molto naturale, e ha un velo leggermente pescato rosato, molto carino, ma non è quello che ci interessa oggi. Il bronzer in crema è quello che sto anche adesso, molto carino, molto naturale, ve lo mostro. Forse l'avrei gradito appena più pigmentato, però ha questo effetto che si fonde completamente, proprio effetto second skin. Una cosa, quando i bronzer in crema sono poco pigmentati, il rischio è che in sfumatura sembrino quasi a macchie, perché in alcune zone tende a rimanere di più il pigmento che in altre. Comunque è un buon prodotto, lo uso volentieri, e vi avrei detto lui fino a quando non ho provato questi. Nel video si è capito ampiamente la mia, mamma i capelli oggi, la mia posizione rispetto alle novità di Rare Beauty. Questi bronzer stick credo che siano tra i migliori mai provati in assoluto per sfumabilità, idratazione, effetto fusionale sulla pelle, durata. Hanno tutto quello che cerchiamo da un bronzer stick. Guardate il video dell'applicazione, sono straordinari, quindi carino, top, quindi lui. Poi nuove ciprie. E qui vi posso garantire che è una gara dura, e sto parlando di Miss Clarence Ever Matte Loose Powder Set Mattify Softener con Peach Tree Milk Ever Matte, e Miss appunto Rare Beauty. Questa qua è la light, è la setting powder in light, made in Italy, love it. E questa è made in dove? Dove è stato fatto? Made in France, beh, Clarence, giusto. Allora ho preso lo 01 Universal Light di questa e ho preso la Light di questa. Sono due ottime ciprie. Ho solo due dubbi sulla Clarence. Allora, a livello di micronizzazione che piace a me, nel senso che è una cipria veramente molto sottile, direi che è una triple mild, quindi ha questo effetto che sparisce, no, sulla pelle. Ma due cose. La prima è che è un pelo troppo matte per i miei gusti, nel senso che diventa tanto matte nonostante non sia pesante per niente, e la seconda è che nonostante sia parecchio matte non mi tiene matte durante la giornata. C'è una cipria che devo per forza ritoccare con una cipria compatta, ed è strano, perché forse è proprio perché il suo punto forte è proprio che dice che lascia respirare la pelle eccetera, con uno sheer coverage, e proprio questa cosa secondo me la porta, almeno nel mio caso, a non tenere bene sotto controllo l'oleosità della pelle. E adesso è inverno, quindi ne è stato dubbi. Lei è perfetta, sottile, non troppo matte, long lasting, fusionale, leviga la pelle, bellissima nel contorno occhi, è bellissima appunto. E sotto quel video mi avete scritto in un sacco che l'avete addirittura inserita nel vostro kit, quindi so che è piaciuta molto anche a voi. Quindi buone entrambe, Rare Beauty win. Poi, mascara, due mascara che sono esplosi sul web, su TikTok. Sto parlando di Revolution, il 5D Lash Pow. Vi ho fatto uno YouTube Shorts su questo dove l'ho provato con voi la prima volta. Primo mascara che io abbia mai visto che si apre così, si attiva,
ed estraete. Grande scovolino, formula cremosa. Wow! Guardate quello short su YouTube, cioè ero tipo così. Wow, bellissimo. E l'altro è il nuovo It Cosmetics Hello Lashes Plus. Questo è infuso con trattamento ciglia, quello no, ma entrambi hanno questo claim di lunghezza e definizione, eccetera. Dunque, questo a differenza dell'altro ha uno scovolino elastomero con pallina alla fine, è quello che ho usato oggi. Questo mascara ha dei grossi vantaggi. Il problema è che devi stratificarlo 50 volte per arrivare a questo risultato, perché ha una formula densità medio-bassa e quindi rimane poco prodotto sullo scovolino, che è voluto perché rende questa cosa, permette il suo più grande punto di forza. Non fate grooming neanche se vi impegnate, quindi ha un effetto lunghezza molto pulito, non sono mai attaccate, non hanno mai grooming, eccetera. Però c'è un però: io con questo riesco a ottenere un effetto lunghezza ma anche un bellissimo volume a un prezzo che è, non so, 4 volte inferiore. Quindi mi piace questo, continuerò ad usarlo, soprattutto ha un enorme, una cosa che mi piace moltissimo, cioè che si strucca in 2 secondi, e una cosa che non mi piace, cioè che devi lavorarlo molto, proprio perché viene distribuito pochissimo prodotto alla volta, pettina le ciglia e tu continui a stratificarlo fino a quando raggiungi, secondo me, un buon livello. Però cioè, o con questo devo lavorarci meno, impegnarmi meno, è un effetto più drammatico, quindi preferisco lui. Ma se invece cercate una lunghezza molto pulita, secondo me questo vi può piacere molto. Poi sopracciglia, ebbene sì, due colossi che si sfidano. Da un lato Too Faced con le nuove Super Fine Brow Detailer, e dall'altro Miss Bobbi Brown con le Micro Brow Pencil. Ho 2 colori di questa. Ora, Too Faced ha un packaging straordinario, sempre, ok, top, ho preso il medium brown. Il problema è che in realtà non è una micromina, è più grossa di una micromina ed è un ovale, e il medium brown, come vedrete, è mica tanto medium, sembra quasi un light brown, e ha una texture per me leggermente più cerosa di quanto mi piaccia. Le nuove matite di Bobbi Brown sono wow, allora io... Sì. Allora, io utilizzo Honey Brown per tutte le sopracciglia e poi definisco un po' con Saddle, ma volendo potrei usare solo Honey Brown. Questa è una micromina, con lo spoolie dall'altro lato, ma bellissima micromina. Guardate il livello di precisione, sembra un tatuaggio, guardate la di fianco alla Too Faced. Cioè, il livello di precisione del tratto è pazzesco. Ora, Honey Brown è leggermente calda, mentre Saddle, ve la mostro di fianco, è decisamente più scura e decisamente più neutra, ok? Ma guardate il tratto, cioè wow! Poi durano, sono bellissime, fantastiche, wow! Quindi ovviamente per me 100 volte queste rispetto a queste. Ultima categoria, no, penultima, matite labbra. Ebbene sì, allora, non è una formula nuova, questi sono colori nuovi, ma è uscita una collezione che abbiamo provato in live di Natasha Denona, come si chiama? I Need a Rose, e ho preso 2 matite labbra, Daphne e Calla. Alla fine i rossetti che ho preso, cioè sempre Daphne e Calla, sono identici, ok? Invece il gloss è bellissimo, quindi tornassi indietro prenderei solo il gloss. Dunque, Ops, credevo di aver tolto solo io. Dunque, questo è, chi sei tu? Miss Daphne. È sempre una formula molto cremosa, molto pigmentata. Allora, le matite labbra di Natasha Denona sono ottime. Non riesci mai a essere precisissima, perché essendo una temperabile e cremosa ha più un effetto quasi di definizione morbida e riempimento. Questa è da Calla, scusate. Morbida e rilascio di pigmento pazzesco. Wow. Ma c'è un ma. Sono uscite delle nuove matite labbra, invece decisamente più low cost. Un tempo il marchio era low cost, oggi non più, i prezzi sono più alti, ma vabbè. Sto parlando delle nuove Pupa Vamp Lip Pencil. Ora, so che il packaging è diverso e queste non sono temperabili, ma la resa è, guardate, stesso livello di cremosità, stesso livello di morbidezza e di payoff. Durano tantissimo, queste matite potrebbero essere super luxury, ma super, sono tra le migliori matite non temperabili che io abbia mai provato in assoluto. Ho preso 2 colori, ma rimedierò, ne prenderò altri. Ho preso lo 003, che è questa, e lo 005, che è quella che ho su oggi.
Guardate, cioè il livello di rilascio di pigmento, di saturazione, di morbidezza è paritetico, ragazzi. Tra l'altro, oggi ho messo la 05 con uno dei nuovi Cult Matte di Mesauda nel colore 210 Pretty. E secondo me la combo è stupenda. Fa un po' ombre. Lo trovo stupendo la combo. Ok. Ultima categoria tra le novità, prendi questo invece di quello, è un profumo. Due novità di profumi, non di nicchia, ma di profumeria. E sono questi: Miss Zadig & Voltaire, che presenta una nuova versione di This Is Her, e questa è Vibe of Freedom. E Miss Narciso Rodriguez, che si presenta una nuova versione di Masque Noir, che è Masque Noir Rose. Ora, io This Is Her di Zadig & Voltaire ve ne ho parlato di recente perché è stata una super riscoperta, lo adoro. Questo qua nuovo non l'ho capito, mi spiego meglio. Perde molto dell'originale in termini di dolcezza verso qualcosa di più cipriato talcato, con queste note che non riesco neanche a individuare, ma che secondo me gli hanno tolto quel che ha This Is Her classico. Ok? Non è male. È sicuramente un profumo che io inserirei nella linea, nella categoria dei cipriati fioriti freschi, ma non mi ha fatto dire wow, mentre questo è wow. Io non sono una fan della rosa à jet, ok? Ma la linea, ve lo dico sempre, Narciso Rodriguez con la linea di questi Masque Noir, i Masque Classico, eccetera, secondo me sono tra i migliori profumi di profumeria tradizionale che si trovano oggi in commercio. E, però ho detto Rose, boh, non amo la Rose, però amo Masque Noir, ok? Insomma, alla fine, ragazzi, questo profumo è pazzesco. Ve ne ho parlato anche nel reel sui profumi che ho indossato questa settimana. Wow! Su Instagram è sexy. Sexy. Ma sexy è un dolce sexy sporcato della rosa con del muschio di base, ma con qualcosa di più orientaleggiante, più sexy, appunto. Mamma mia, io vi dico, correte a comprarlo se avete i miei gusti, se vi piacciono i profumi che di solito uso, correte, cioè, stoppate il video, c'è il link in info box, compratelo, tornate. Wow! Bene! Questa è stata un po' della panoramica delle novità, compra questo invece di quello. Fatemi sapere nei commenti se è una tipologia di video che vi piace, se volete che io la rifaccia, se voi avete da consigliarmi delle novità che secondo voi sono da avere assolutamente e che magari non erano in questo video. Voglio sapere tutto, mi raccomando. Se vi va, mi raccomando, iscrivetevi al canale che per me è importante. Lasciate un pollice in su, un bacione!